Prendete posto perché una volta che siete seduti chiudiamo le porte così non potete scappare, almeno fino a quando non è finita la tortura, perché alle 7 meno un quarto di un giorno prefestivo parlare di legge è una cosa che non si augura nemmeno al proprio peggior nemico e nemmeno al proprio commercialista, per chi ce l'ha. Quindi, buonasera, grazie appunto di aver scelto di passare questa parte di pomeriggio parlando di un tema un po' così, mainstream sicuramente, ma forse spero alla fine di questo incontro, un tema che prenderà forse una luce diversa rispetto a quella che è la narrativa, la vulgata, come dicono quelli bravi sul tema dei diritti digitali. Prima però, siccome fa caldo, consentitemi di prendere la felpa. Questa maglietta non l'ho messa a caso, ma è estremamente legata all'argomento di oggi. Questa con Metrolographics la facemmo nel 1996, quando organizzammo alla stazione centrale di Pescara e zone limitrofe una manifestazione che si chiamava Illudiamoci. Non c'erano solo giochi di ruolo, facemmo molte iniziative che poi sono state copiate a livello nazionale e anche a livello internazionale, in particolare il primo confronto pubblico che ci fu fra il mondo dell'hacking, forze di polizia, magistrati, a dimostrazione del fatto che determinati discorsi sul rapporto fra tecnologia, diritti e società non sono una cosa che ci siamo inventati adesso, o meglio, che gli esperti che girano adesso per social network, canali YouTube, trattano come argomento. E la cosa drammatica è che sono passati 30 anni e stiamo parlando esattamente delle stesse cose. A dimostrazione, non vendo abbigliamento, però questo tipo di. Ho portato un'altra maglietta che avrei anche voluto indossare, solo che siccome l'ho comprata 35 kg fa, adesso mi va troppo grande. Questa maglietta, che è poco più di un cencio oramai, arriva da Toronto, dal Computer Freedom and Privacy 2000. Il CFP è stato per anni la conferenza internazionale più importante sul tema dei diritti digitali e nell'edizione del 2000, insieme a Giancarlo Livrà, che voi non sapete chi è, ma è uno dei padri nobili dell'internet italiana e dei movimenti per i diritti civili online, andammo a questa conferenza a rappresentare l'Italia, altri noti esponenti politici, invece diedero forfè all'ultimo secondo, e ci andammo con un intervento che era qualcosa del tipo Network Society as seen by two European underdog. Quindi la retorica dell'underdog ce la siamo inventata 24 anni fa, diciamo, dal punto di vista della qualificazione dell'Italia. E ci siamo andati do come doppi underdog. Primo perché eravamo italiani e quindi nel settore diciamo, della nascente Big Internet non eravamo nessuno, e secondo perché all'interno del nessuno eravamo un'associazione, eravamo un'espressione di gente che passava il tempo a usare i computer e non a parlare di computer. E in questo senso, quindi, quella partecipazione fu doppiamente consistente. Poi da lì sono iniziate tutta una serie di storie, ma non stiamo parlando di questo. Perché ho portato questa maglietta? Perché il tema del Computer Freedom and Privacy fu Challenging the Assumption, cioè sfidiamo le convenzioni. E quali erano i temi di cui si parlava 24 anni fa? La rete sta portando dei cambiamenti sociali così profondi che possono essere comparati soltanto alla scoperta del fuoco. Sull'internet nessuno sa che sei un cane, questa è una vecchia vignetta storica del New Yorker che ogni tanto quelli gli esperti tirano fuori per far vedere che loro sanno usare Google e ritrovano le vecchie vignette
dei giornali d'epoca. La rete tratta la censura come un danno e fa in modo di, come un pericolo, fa in modo di evitarla. I confini nazionali sono soltanto degli ostacoli nelle superstrade dell'informazione. L'informazione vuole essere libera, non hai privacy, fattene una ragione. La crittografia è la chiave per proteggere la privacy nel mondo digitale. I governi non hanno sovranità sul cyberspace. L'internet salverà la democrazia. La crittografia forte creerà un mondo pieno di criminali. L'anarchia, i criptoanarchici creeranno un mercato liquido per le informazioni. Bene, ripeto, 24 anni fa, sono 24 anni sono passati in vano, perché tutti questi discorsi li continuiamo a sentire tal quali ancora oggi, con l'aggravante che se 24 anni fa avevamo la giustificazione dell'illusione, delusion in inglese significa questo, illusione, non significa delusione, se 24 anni fa avevamo questa illusione per pensare di essere di fronte a qualcosa che avrebbe cambiato il mondo in meglio, adesso questa giustificazione non ce l'abbiamo più, perché i fatti hanno dimostrato, purtroppo, e lo dico con estremo rammarico, che avevamo sbagliato, che non avevamo capito niente, che il mondo sarebbe andato da un'altra parte e che tutte le utopie sulla base delle quali abbiamo io, Stefano Chiccarelli, tantissime altre persone che hanno fatto parte di questo mondo fin dalla prima ora e che ora per ragioni anagrafiche fanno altro nella vita, questo è un progetto al quale abbiamo dedicato la vita e purtroppo non è andata come immaginavamo che andasse. Non è vero che l'internet ha portato più democrazia, non è vero che ha portato più diritti, non è vero che ha causato un miglioramento qualitativo dell'interazione sociale. E questi sono dati che ancora oggi trovate conditi con analisi su PDF molto patinati prodotti da think tank, ma che nella realtà dei fatti, se uno si ricorda com'era la rete ai tempi di Agora, non so se qualcuno sa che cos'è, Agora stm.it era l'area, diciamo, di chat, era un social network ante litteram del Partito Radicale, che è stata una delle prime esperienze di confronto politico libero su temi estremamente pesanti come le tossicodipendenze, i diritti dei carcerati, l'omosessualità, l'AIDS e via discorrendo. Se io ripenso a quel periodo, a livello delle conversazioni e a quello che trovo oggi come cifra nella interazione non solo e non tanto sui social network ma sui media tradizionali, mi viene da pensare, voglio tornare bambino, come diceva quel comico, perché c'è stato questo crollo verticale nella qualità della interazione sociale. Tutto questo nasce da una serie di autoillusioni, appunto, di convinzioni. Non voglio parlare del libro perché poi alla fine, se volete, lo leggete, ma credo si trovi anche già piratato, quindi non avete nemmeno bisogno di acquistarlo. Poi magari farò qualche riferimento ad alcune parti, in particolare sulla bufala della robotica e dell'intelligenza artificiale. Però quello che è importante da capire è che abbiamo costruito una società non basata, come dicono alcuni studiosi americani, sulla sorveglianza, ma abbiamo costruito una società basata sulla solitudine. Quello che all'inizio noi vivevamo come un'esperienza esaltante, la possibilità di parlare con qualcuno che non conoscevamo, che non avevamo mai visto, ma col quale avevamo solamente dei contatti disintermediati dalla fisicità, è diventato adesso lo strumento per renderci più soli, più isolati, più stupidi e più governabili. In questo vi invito a cercare, perché è ancora disponibile online, un bel articolo di Giancarlo Livraghi che si chiama L'anima e il corpo, scritto tantissimi anni fa, e che è un lavoro stupendo perché parla appunto dell'importanza di poter comunicare senza il filtro della fisicità. Bene, questo dono fondamentale, che era quello che ha spinto un po' tutti ad occuparci di telematica all'inizio,
è stato un dono buttato per strada, non voglio usare termini volgari. Cerchiamo di capire da dove è arrivato tutto questo, perché tutto questo ragionamento ruota attorno al concetto malinteso di virtualità. Noi abbiamo utilizzato i termini virtuale e digitale nel corso di questi anni come dei prefissi che servono per attaccare, per trasformare un concetto noto in un qualcosa di diverso sul quale poi costruire carriere, imprese e dare l'impressione di essere di fronte a qualcosa di rivoluzionario. Quando io nella vita faccio l'avvocato, per tantissimo tempo mi sono occupato di processi che hanno riguardato, come diceva qualcuno, ragazzi troppo svegli nell'uso dei computer. E tutte le volte che mi trovavo di fronte a un fascicolo, avevo l'imbarazzo forte del dover andare a parlare con un giudice e parlargli di virtualità, di digitale, quando alla fine poi la concretezza dei fatti è che se è raso al suolo una macchina, i dati sono stati distrutti, la macchina non funziona più. Se hai preso delle informazioni e le fatte circolare, ha voglia di dire che sono digitali, sono virtuali, sono in un mondo separato? Non è così. Se rubate il progetto di un motore e lo rendete pubblico, avete fatto un danno economico assolutamente concreto. Quindi questi ragionamenti che si sono, diciamo, stratificati nel corso degli anni, alla fine mi hanno portato a riconsiderare il concetto di virtuale e di digitale come predicati sistematici dell'utilizzo dei sistemi di comunicazione elettronica. E infatti, in realtà, la risposta io ce l'avevo già senza saperla, perché quando Giancarlo Livraghi fondò Alcei, l'Associazione per la Libertà nella Comunicazione Elettronica Interattiva, la prima al di fuori degli Stati Uniti ad occuparsi di questi temi al mondo, non parlò di frontiere digitali, di mondi paralleli, parlò esattamente di quello che era la telematica all'epoca. Parliamo del, queste cose erano 98-2000, più o meno quello era il periodo. Sì, giusto, sì, 93-94, sì, perché era ancora dopo il crackdown. Perché all'epoca si parlava di libertà nella comunicazione elettronica interattiva. Questo è il punto. Non c'è niente di virtuale nella comunicazione a distanza, e soprattutto non c'era niente di nuovo nella telematica. Perché se vi ricordate che cos'è il PenPal, il network PenPal, che non è PayPal, era il network di amici di penna, cioè di corrispondenza, era un'associazione che metteva in contatto ragazzi di altri paesi che invece di mandarsi le email tramite Fidonet o poi tramite la rete, si mandavano lettere di carta e penna. Certo, ci voleva più tempo, ma il concetto che ci potesse essere una comunicazione disintermediata dalla fisicità e che si potesse quindi creare una comunità diffusa, non se l'ha inventato Tom Jennings con Fidonet, non se l'ha inventato ARPANET, non se l'ha inventato chi poi ci ha costruito dei modelli di business. Quindi partiamo da questo, prima da questo concetto, cioè che la comunicazione a distanza è sempre esistita e non è meno reale, non è meno concreta di quella che sperimentiamo in una realtà prossima dal punto di vista fisico. Tutto questo, tutta questa retorica dello scollamento, della distinzione fra mente e corpo, fra fisicità e virtualità, in realtà arriva da un'evoluzione della controcultura americana degli anni 60, quindi dal movimento hippie e in particolare da quello che accade in California, quando una certa prossimità non solo culturale con il concetto di viaggio, non necessariamente in termini di spostamento fisico, ma anche di esperienza individuale, come dire, facilitata dall'assunzione di funghi di varia natura e altri tipi di sostanze, alcol e compagnia cantante, il concetto di viaggio è intrinseco alla disintermediazione del legame fra fisicità e percezione o sperimentazione di realtà parallele.
se andate a leggere le vecchie cose di Timothy O'Leary, tutto quel periodo letterario, artistico dell'epoca, capite che il concetto di virtualità nasce al di fuori della tecnologia o della telematica, se vogliamo. Queste, e non è un caso che queste persone diventino poi le più interessate a capire come usare la tecnologia per raggiungere questi obiettivi, perché trovano nella telematica lo strumento per realizzare esperienze che prima potevano realizzare solamente in termini totalmente autoreferenziali. Tradotto, mi faccio il cocktail di funghi, prendo un po' di acidi, vado in parte il trip, ma lì inizia e lì finisce. Con la possibilità di comunicare senza la presenza fisica, quell'utopia diventa improvvisamente praticabile, fattibile. Quindi, ed è questo spiega il perché c'è questa immediata, come dire, convergenza fra quel tipo di movimento culturale, sostanzialmente di tipo anarchico, e gli inizi delle tecnologie di comunicazione. Non è un caso che la più grande illusione e la più grande presa per i fondelli di questo ambito, la dichiarazione di indipendenza del cyberspace, sia stata scritta proprio da un musicista, in particolare da John Perry Barlow, che era il songwriter dei Grateful Dead. Andatevi a vedere, per carità, gruppo musicale che non si discute dal punto di vista, però c'è un filo rosso che lega questo concetto. Cosa dice Barlow? Barlow, che fa riferimento a quel modello culturale di cui abbiamo parlato, teorizza il cyberspace senza confini, teorizza il luogo dove gli stati non possono avere voce in capitolo, teorizza un luogo dove siamo tutti uguali e dove soprattutto non vogliamo che nessuno diverso da noi entri. Quindi da un lato c'è il mito della frontiera, quello che poi è stato, come dire, omogenizzato nei 1000 film di hollywoodiani, ma dall'altro lato c'è questa componente forte, anarcoide, che dice: questa è roba nostra, non ci rompete le scatole, non la capite, non la conoscete, non la sapete usare, lasciate fare a noi, e se ci provate peggio per voi, perché questa è la sintesi del messaggio della dichiarazione di indipendenza del cyberspace. Questo tipo di diciamo di suggestioni sono sicuramente estremamente interessanti dal punto di vista sociologico, perché identificano una subcultura, sono interessanti da un punto di vista psicologico, perché fanno riferimento appunto a forme di percezione diversa del sé, vengono anticipate in quell'epoca tutte le tematiche della differenza di genere di cui stiamo parlando adesso. Non pensiate che anche questi discorsi siano roba di qualche anno. Sono sul tavolo, anzi si sono manifestati fortemente proprio grazie a questa fusione fra subcultura tecnologica del mondo hacker e subcultura, e uso il termine subcultura con estremo rispetto, non in termini di diminuzione del valore del contributo culturale di queste persone. Dicevo, c'è stata la sinergia fra queste due subculture, ha creato questa concezione anarchica sulla base della quale esiste un mondo a parte, esiste un mondo virtuale. Ora, fino a quando queste cose, dicevo, ce le diciamo in sociologia e in psicologia, mi vanno benissimo. Quando però passiamo a discorsi più concreti, non che gli altri lo siano meno, ma intendo dire legati proprio al dover fare qualcosa in termini di decisioni politiche o di decisioni normative, vediamo che questa narrativa non funziona più per niente. La possibilità di fare DNS poisoning o DNS hijacking per impedire di vedere le partite, per parlare di cose di oggi, per vedere le partite streamate illegalmente, è la prova provata, ma ce ne sarebbero tantissime altre, che non è vero che esiste il cyberspace e che ci sono e non ci sono confini, o che i confini fra stati in questo fantomatico cyberspazio non esistono.
perché basta avere il controllo dei DNS e improvvisamente scopriamo che in Italia o in altri paesi, comunque in un paese, si può andare solo dove chi controlla il DNS vuole. Potreste dirmi, sì, vabbè, le VPN, sì, vabbè, chi se ne frega, mi metto il DNS in casa. Non è solo quello il punto. Possiamo muovere il controllo a livello di firewall. E alla fine, se ci pensate, sì, siamo in Italia, più o meno ci sono più reti, se non è Mixo sarà un altro provider, ma alla fine, se dobbiamo uscire dall'Italia, i punti di uscita quelli sono. Se dobbiamo uscire dall'Europa per andare in Asia o in America o altrove, non è che ci siano tutti questi cavi transoceanici, e soprattutto non è che ci siano tutti questi movimenti democratici che gestiscono la connettività internazionale. Pensate anche alla connettività via satellite, stesso discorso. La infrastruttura fisica esiste ed è quella che condiziona l'accessibilità alle risorse di rete. Se la guardiamo in questi termini, allora capiamo subito che da un punto di vista concreto, per quello che riguarda l'argomento di stasera, cioè i diritti di ciascuno di noi, non è affatto vero che esiste il cyberspace, non è vero che l'internet è senza confini, non è vero che esiste una realtà separata. Esistono persone che conoscono e sfruttano meglio questa tecnologia di altri e che tuttora riescono a essere più avanti, meno visibili, più efficaci nello sfruttare quello che abbiamo. Ma il sistema è grandemente controllabile e grandemente controllato. Tanto per dare ancora una volta qualche elemento concreto, nell'ambito del conflitto russo-ucraino, il routing del traffico è stato autonomamente redirezionato dai grandi operatori internazionali per non attraversare la Russia. Il governo ucraino aveva chiesto, peraltro dimostrando poca conoscenza di come funziona l'internet governance, al RAIP e ad ICAN, al RAIP in particolare, che è l'ente, lo dico per i non tecnici, che gestisce l'assegnazione degli IP a livello internazionale, di revocare l'assegnazione del dominio.ru alla Russia e quindi sostanzialmente di scollegare la Russia dalla big internet. La cosa allucinante, il RAIP disse di no perché diceva non dovete parlare con noi perché non gestiamo noi i nomi a dominio, ma la cosa allucinante è che una decisione geopolitica così importante sia stata affidata ad un'associazione, a quella che è a tutti gli effetti un'associazione no profit, con molti soldi per carità, organizzata, è una delle componenti dell'internet governance che fa funzionare il mondo, non lo discuto, ma quelle decisioni se devono essere prese, dovrebbero essere prese dai governi, non possono essere prese da un gruppo di tecnici validissimi quanto volete, ma che non hanno nessuna rappresentatività e nessun potere di assumere scelte che poi si traducono in conseguenze anche potenzialmente nucleari e non soltanto in termini di gioco di parole. Tutto questo quindi per dire cosa? Che la componente infrastrutturale di quella che conosciamo come Big Internet è la prova provata che non esiste questo concetto di cyberspace e che non esiste questo concetto di virtualità. Lo ripeto come un disco rotto, perché la narrativa che invece ha utilizzato questi concetti così a lungo per oltre 30 anni è talmente radicata nella mente delle persone che appare contro il ragionamento che sto facendo, per quanto logicamente abbastanza coerente, diventa controintuitivo da accettare a livello emotivo. Soprattutto se ci sono delle persone che hanno costruito la propria vita, il proprio modo di fare relazioni su questo concetto di moltiplicazione del sé, di moltiplicazione della identità e quindi di moltiplicazione dell'essenza. Se la volessimo buttare in filosofia potremmo dire che tutto questo realizza l'idea kantiana della differenza fra fenomeno e noumeno. Noumeno siamo noi quelli che siamo, il fenomeno è ciò, è il modo in cui vogliamo essere percepiti o il modo in cui siamo percepiti, e lo stesso noumeno può assumere tante dimensioni fenomeniche quante ne vogliamo avere. Ma allora qual è il vero io? Entriamo nell'altro tema fondamentale che è trattato in parte nel libro, ma che poi attraversa tutta la
la storia dell'uso della telematica. Non mi piace parlare dell'internet, preferisco parlare di telematica, perché è anche giusto dare credito a chi prima della diffusione della big internet l'ha resa possibile. Adesso questa storia è in un altro libro che si chiama Spaghetti Hacker, che ho scritto con Stefano Chiccarelli. Però il concetto che quello che avete oggi lo dovete a un gruppo di matti, letteralmente, e un gruppo di adolescenti che hanno reso possibile, e Metro Graphics è stata una delle prime, se non la prima in Italia, a fare iniziative di questo genere, hanno reso possibile costruire sulle loro spalle i primi Internet Access Point e poi da lì quella che è diventata l'internet commerciale. Questa è una storia che, a parte noi, nessuno ha raccontato tuttora, mi sembra, ma che, lo dico in particolare ad uso di chi è collegato adesso, è un delitto non conoscere. Se volete fare gli esperti di queste cose, non potete ignorare quello che è successo fino al 1997 in Italia, perché c'era molto prima dell'internet, molto più di quanto potreste immaginare. Dicevo, il tema dell'identità. Fino a che punto vi siete anestetizzati nell'accettare il fatto che quando utilizzate un qualsiasi device, un qualsiasi computer, in realtà ci avete sempre qualche telecamera, qualche microfono, metaforicamente parlando, mi riferisco all'analisi dei dati che generiamo, sulla testa. Quanto vi preoccupate realmente? Sapete cos'è WT Social? È la risposta al problema della privacy sui social network. Tutti si arrabbiano perché il Meta di turno ci spia, prende i dati, Google sa quello che facciamo. Allora Wales, quello che si è inventato Wikipedia, ha detto: perché non fare un social network dove tutta questa cosa non accade? E come lo mantengo? Mi faccio pagare. D'altra parte, se c'è tutta questa preoccupazione per la privacy, probabilmente le persone saranno disposte a pagare non tantissimo, ma per un social network che ti consente di fare le stesse cose, ma rispettando la tua individualità. Wikitribune credo costi qualcosa come 20 o 30 dollari l'anno, una cosa del genere. Bene, nato morto. Cioè, gli utenti che si lamentano di essere profilati, si lamentano della violazione della privacy, si lamentano, alla prova dei fatti danno ai propri diritti individuali un valore economico molto preciso, 19 euro. Non sono disposti a pagare 19 o 20 euro, quello che sia, per tutelare la propria privacy. Allora, se questo è il livello di anestetizzazione al quale siamo arrivati, capite bene che non ha molto senso parlare di qualsiasi altra cosa. Perché tutto questo arriva a valle di un processo di televisionizzazione della rete, innescato dalla peggiore invenzione o dalla peggiore creazione che si potesse immaginare, l'HTTP. Perché fino a quando, adesso lo so, sei vecchio, c'hai 60 anni, il mondo è andato avanti, l'interfaccia a carattere è una cosa inutilizzabile, d'accordissimo, però rimane il fatto che nel momento in cui è arrivato HTTP, la qualità e la tipologia dell'interazione è cambiata totalmente. Si è passati da una dimensione appunto di comunicazione interattiva ad una televisionizzazione. Guardate come si sono evoluti i social network. Prima arriva GeoCities, che sostanzialmente era pubblicazione statica di contenuti. Non aveva la possibilità di interagire, tranne nelle ultime interazioni. Ma sostanzialmente GeoCities cos'era? Era la replica di una mappa geografica. Ciascuno si sceglieva la città, il quartiere della città dove riteneva di voler vivere e pubblicava contenuti legati al proprio interesse. Ma questo già comincia a essere un passo verso la asimmetrizzazione della comunicazione. Prima di HTTP la comunicazione era intrinsecamente bidirezionale. Arriva GeoCities, si comincia a dire: bah, invece di guardare la televisione, mi vedo GeoCities. Sto andando chiaramente per ere geologiche. Poi arriva MySpace, il social network
preferito per musicisti. MySpace garantisce, offre una interazione un po' più evoluta, contenuti grafici più, più accattivanti, utilizzato dalle band per pubblicare i programmi, dei concerti, ma quello è stato un ulteriore passaggio verso la passività. Con Facebook sembrerebbe di tornare indietro, perché lo slogan iniziale di Facebook è: vogliamo connettere tutto e tutti, vogliamo poter far parlare le persone. Ma sempre, ma tutto questo si è poi tradotto in un utilizzo molto strumentale, molto subdolo della parola amico. Su Facebook, che adesso oramai è una roba da boomer, siamo d'accordo, su Facebook io non ho amici, quelli che chiamo amici, quelli con i quali ho contatti, in realtà sono dei soggetti che mi consentono di godere della legge di Warhol. Sapete, Andy Warhol, il creatore della pop art, ognuno nella vita avrà i suoi 5-15 minuti di celebrità. Lui pensava alla televisione, ma quando arriva Facebook, quello che fa Facebook è consentire a chiunque di avere un certificato di esistenza in vita rilasciato dai vari like, dalle varie interazioni. C'è un dato psicologico, che è quello del non rassegnarsi al fatto che la stragrande maggioranza delle persone attraverserà questo mondo senza avere lasciato traccia, e nessuno si ricorderà di loro. Lo so che è molto brutto quello che sto dicendo, però è così. Quello che disperatamente muove verso la ricerca spasmodica dei like è proprio invece il concetto di: qualcuno sa che esisto, qualcuno mi mette un like, quindi esisto. L'economia dei like, su cui è costruita la distopia dei social network, se ci pensate, è equivalente a quello che accade quando troviamo un busker, un musicista di strada, che ha il fodero della chitarra aperto, chiedendo dei soldi, essendo disponibile ad accettare delle donazioni dai passanti. Secondo voi, il musicista è più interessato a chi gli lascia un euro come segno di apprezzamento del modo in cui sta suonando, o a chi passando lo guarda, gli fa un sorriso e gli dice: però sei bravo, e poi tira avanti? Quale dei due, dal punto di vista del musicista, è più importante? E allora, se riportiamo questo esempio al sistema distopico dei like, vediamo che campare o costruire successi anche di grandissimo valore economico soltanto sui like, cioè sul passante che camminando si gira, mi fa un gesto e se ne va, è la peggiore delle disumanizzazioni delle relazioni sociali. Pensiamo, tramite social network, di avere in piedi delle relazioni. Nei fatti, quello che stiamo facendo è certificare ancora una volta la solitudine bestiale nella quale viviamo. Questa solitudine è funzionale alle strategie di marketing. Non voglio parlare di Gomblotto o del Grande Vecchio in una maniera più assoluta. Rilevo un dato di fatto: se voi guardate come sta cambiando il rapporto fra persone, vedete che questi rapporti sono sempre più mediati da piattaforme tecnologiche o da strumenti tecnologici, che fino a quando, voglio dire, ci parliamo non è un problema. Il punto è che se lo facciamo tramite qualcuno che sta in mezzo, che poi magari con gli Oculus Rift o con i Visor Pro ci proietta in questa realtà totalmente che esiste nello spazio dimensionale delle nostre retine e nient'altro, beh, è questo soggetto che controlla le nostre interazioni. Quanti di voi hanno comprato qualcosa su Amazon e magari hanno avuto qualche problema per dover restituire dei prodotti? Praticamente tutti. Amazon ha un servizio clienti eccezionale, il più delle volte non fa problemi, ma nessuno pensa seriamente di andare a fare causa ad Amazon
se succede qualcosa o di prendersela con il venditore. Perché? Perché le procedure di Amazon sono talmente efficienti che problema ho ad andare perché dovrei andare da un avvocato o dovrei rivolgermi ad un giudice? Ci pensano loro. Qualcuno di voi ha mai subito un copyright strike su YouTube oppure ha mai avuto un post bannato su Facebook sulla base di valutazioni non meglio identificate? Cosa fate? Ancora una volta, andate in tribunale e gli dite, siccome ho pubblicato la foto della processione di Pasqua con la foto di Cristo in croce che sanguinava, me l'hanno valutata come... Cosa successa? Me l'hanno valutata come contraria alle policy e mi hanno bloccato l'account. Andate in tribunale per una cosa del genere? Cercate di farvi riaprire l'account utilizzando i canali interni di Facebook. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo consapevolmente rinunciato a far valere i nostri diritti e abbiamo accettato che i nostri diritti vengano gestiti da un soggetto privato, che può essere Meta, ma può essere chiunque altro, perché vale per Google, vale per chiunque abbia questa riserva di caccia all'interno della quale ci ha confinato, lasciandoci credere di avere invece di vivere in una prateria sterminata. La realtà è che viviamo veramente in una gabbia dorata, che sarà dorata, ma è una gabbia. Certo, alcuni possono anche dire una gabbia, però è dorata. Dipende come la volete guardare, la prospettiva. Personalmente una gabbia rimane una gabbia da questo punto di vista. Quello che dovremmo chiederci è per quale motivo continuiamo a volontariamente a rimanere chiusi in questa gabbia. C'è un esperimento fatto, credo, da psicologi russi, non vorrei sbagliare, che aveva fatto in modo di indurre in alcuni animali, credo fossero cani, la paura, o meglio, la rinuncia a scappare da una gabbia. Come hanno fatto? Avevano elettrificato le uscite, i cani dopo un po', tutte le volte che cercavano di uscire, prendevano la scossa. Quando, dopo un po' di tempo, hanno tolto la scossa alle recinzioni, ma i cani, nonostante la porta fosse aperta, non uscivano più. 20 minuti? Vabbè, abbiamo... No, in realtà finiamo anche molto prima. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che con la disabitudine ad esercitare i nostri diritti, con la disabitudine a rivendicarli, smettiamo semplicemente di sapere che ce li abbiamo. È un'esperienza comune che avete se parlate un'altra lingua o anche se non parlate da un po' il dialetto della terra dalla quale venite. Dopo un po' il senso, il significato delle parole si affievolisce fino a scomparire. Se non la potete ricordare una parola, non la potete pensare. Se non la potete pensare, non potete esprimere il concetto che avete intenzione di esprimere. Vi sarà capitato sicuramente, andando all'estero, di provare quella sensazione bestiale di sapere cosa volete dire in italiano, ma di non avere la capacità di trasmettere questa informazione nella lingua del paese dove vi trovate. È una sensazione bruttissima. Beh, provate a pensare cosa sarebbe se non poteste nemmeno pensarla, quella parola che volete. Fantascienza? Beh, 20 anni fa facevamo le battaglie contro il controllore ortografico di Word, perché dicevamo che chi controlla il dizionario controlla le parole e se uno mi toglie una parola dal dizionario mi impedisce appunto di pensarla. Adesso i filtri, i controlli sui contenuti fanno esattamente la stessa cosa, a dimostrazione che questo rapporto fra parola, pensiero, idea e azione non è una cosa nuova. Non c'è bisogno di attaccarci l'etichetta digitale per avere per rendersi conto di come stanno le cose. Allora, e concludo questa conversazione, anche per lasciare un po' di spazio al dibattito, se ce ne sarà. La scelta che ci dobbiamo porre è chi deve dare le regole sulla base delle quali abbiamo deciso di vivere.
tradizionalmente queste regole sono sempre arrivate dal basso, dalla famiglia, da una comunità, da una nazione. Ci si mette d'accordo, si stabiliscono le regole, giuste o sbagliate che siano, questo è un altro tema che riguarda la politica, non il diritto, e si fanno quelle regole, e si vive secondo quelle regole. Si cambiano quando non vanno bene, anche in modo traumatico, quello che sia, ma questo è il concetto. Quello che abbiamo visto, grazie a questa bufala, e non uso termini più espliciti dei diritti digitali, è che siamo stati privati del diritto di decidere che cosa sia un diritto. Un giurista italiano, uno dei più grandi giuristi del mondo, ma che gli anglosassoni non conoscono perché non parlano italiano e non studiano la nostra tradizione, si chiamava Santi Romano, aveva teorizzato questo concetto della pluralità delle istituzioni. Ogni gruppo sociale ha le sue regole, e le regole servono per fare in modo che le persone convivano in modo pacifico. Consentitemi un salto nel diritto romano: si diceva ne cives ad arma ruant, perché la gente non finisca a fare accoltellate. A questo servono le regole. Ma se queste regole cominciano a essere imposte dall'alto, da organismi anazionali, sulla base della trasformazione dei diritti in feticci religiosi che vengono sventolati e che non ammettono nessuna critica, perché se il feticcio è religioso e io sono monoteista e tu sei monoteista, i casi sono due: siccome ci può essere solo un monoteista, o io o te. E se stiamo parlando di, appunto, fede, la conseguenza è la guerra di religioni. E come diceva quello di Highlander, ne resterà soltanto uno. Quello che sta succedendo in nome dei diritti digitali è proprio questo concetto di universalismo dei diritti, cioè di diritti che vengono creati non si sa bene dove e che non hanno più nessun aggancio con le realtà sociali, psicologiche e culturali dei paesi, delle nazioni e delle persone, sta facendo sì che si crei uno spostamento pesantissimo dal diritto alla fede e dalla fede all'etica. Voi sentite parlare in questi ultimi due o tre anni, specie da quando è partita questa monta dell'intelligenza artificiale, del ruolo dell'etica, dell'importanza dell'etica. Dobbiamo fare le cose in modo etico, ma l'etica di chi? Perché l'etica di Stefano deve fare un passo indietro rispetto alla mia? O rispetto a quella di chiunque di voi? Chi lo ha detto qual è l'etica migliore? Eppure, trovate dappertutto, Commissione Europea, l'ONU, tutto quello che volete, trovate questa parola scritta a caratteri cubitali un po' dappertutto, come se fosse la regola che deve regolare, appunto, passatemi il gioco di parole, il nostro comportamento. Ma l'etica è un fatto individuale, ciascuno vive secondo, perlomeno una democrazia, vive secondo le proprie convinzioni. È la legge che serve da punto di mediazione. Se voi guardate, c'è un bel libro, si chiama La morte del prossimo, di uno psicologo junghiano, Luigi Zoia, che vi consiglio di leggere, che in sintesi dice: il tema dei nostri tempi è la trasformazione del desiderio in diritto, cioè della incapacità di capire che il desiderio individuale non per questo diventa una pretesa che deve essere rispettata da tutti quanti. Ora, il punto è esattamente questo. Noi abbiamo perso la capacità di capire qual è il punto di passaggio fra la convinzione individuale o condivisa da un gruppo di persone e la creazione di una regola che vale per tutti. Pensate a come siamo arrivati alla legge sull'aborto, alla legge sul divorzio. Abbiamo avuto delle persone che hanno rischiato in proprio, hanno rischiato di andare in galera, hanno rischiato lo stigma sociale, non si sono sottratti agli arresti, ai processi, hanno messo in crisi il sistema, hanno provocato un confronto etico fra due o più visioni diverse del mondo, e nello spazio di mediazione politica che è il Parlamento hanno creato una regola, ancora una volta discutibile quanto volete, ma la legge sull'aborto, la legge sul divorzio sono il risultato del confronto etico mediato in Parlamento.
Questo è il modo di fare le cose. Se io salto tutto questo processo e dico che siccome l'etica vuole che le cose si facciano in questo modo, allora vanno fatte in questo modo, vi devo dire, lo sapete chi se l'ha inventato o perlomeno dove si praticava questo modo di pensare? Lo sapete? Si praticava, diciamo, nella Mitteleuropa, in un posto dove c'era una persona con i baffetti e i capelli trasversali. Perché il diritto penale nazista funzionava esattamente su questo concetto. Esisteva una cosa che si chiamava sano spirito del popolo e le persone dovevano essere punite non perché avessero fatto qualcosa, avessero violato una legge, come invece il diritto penale liberale aveva finalmente stabilito, ma veniva punita perché, avendo avuto la possibilità di conformarsi al sano spirito del popolo, non lo aveva fatto. E quindi a quel punto non mi interessa sapere se hai rubato, se hai ucciso, se sei bianco, nero, a strisce, non mi serve. Ti punisco per quello che sei, non per quello che fai. Un altro concetto tipico basato sull'etica era appunto quello della colpa per tipo d'autore. Non mi interessa sapere se sei un delinquente, che se hai fatto qualcosa, rientri nel tipo, nel modello, e quindi ti prendo e ti porto in galera oppure ti porto ai forni. Quindi, siccome vi sarà riecheggiato nel cervello qualche ricordo di Minority Report, Spielberg non si è inventato niente. Perché quello che descrive Spielberg è il modo in cui funzionava la Germania nazista. E per onestà intellettuale va detto che anche la Russia stalinista adottava lo stesso criterio, sostituiva il sano spirito del popolo, la dittatura del proletariato e la realizzazione dell'ideale socialista, ma nella sostanza la componente etica era sempre lì. Stiamo parlando di questo. Allora, se noi trasformiamo il diritto come regola pratica per evitare di scannarci in uno strumento che viene preso in considerazione in senso assoluto, che non ammette discussioni perché qualcuno ha detto che è così, ripeto, torniamo al punto del Gott mit uns, Dio con noi. Ci sarà forse allora da farsi qualche domanda sul senso di continuare a ragionare in termini valoriali proprio sul presupposto che oramai è diventato è passato, diciamo, a livello di inconscio, che la nostra idea di per sé merita di essere rispettata a prescindere. Noi siamo tutti negli Stati Uniti, c'è il concetto di casa come regno della persona. Appunto, la casa, nel momento in cui apro la porta ed esco, non sono più sovrano, non sono più suddito e sovrano di questo regno nel quale vivo. Quando esco di casa incontro altre persone con le quali devo necessariamente avere un rapporto. Ma se tutta la mia vita è confinata nella mia stanza e vado in giro come un imbecille col visore pensando di stare scalando montagne o di fare bungee jumping da qualche parte, è chiaro che ho delle difficoltà a concepire qual è la reale dimensione di relazione fra le persone. Voi fate, se vi è mai capitato di usare un visore di questo genere, provate a guardarvi da fuori. Mentre lo state usando è tutto fantastico, le isole, c'è il calciatore che si è comprato l'isola sul metaverso pagando la centinaia di migliaia di euro. Lasciamo perdere. E quindi voi li vedete in questa dimensione. Per se però vi guardate da fuori, che cosa vedete? Vedete uno che sta seduto davanti a un computer con espressione ebete, nella migliore delle ipotesi. Se avete dei visori wireless, andate in giro per la stanza, magari non vi accorgete che c'è il comodino o lo stipite del letto, tirate il classico colpo di mignolino col piede e vi ricordate immediatamente qual è la differenza fra realtà e finzione. Grazie. Allora,
Prima di passare alle domande, visto che all'inizio sei partito al razzo, come hai fatto bene, comunque no, perché abbiamo avuto, come sapete, il consiglio comunale è andato un po' lungo, quindi ci hanno dato un'altra stanza, quindi stavamo dirottando le persone qui, quindi comunque buonasera a tutti, benvenuti. Andrea ha fatto da solo, come è giusto che sia, e questo, come sapete, è una Peritech, il sesto della Metrolographics. Ringrazio il Comune di Pescara per il patrocinio e per averci dato anche la possibilità appunto di usare i locali. Ci tenevamo a farne uno anche in un luogo comunale pescarese, proprio perché queste Peritech sono servite in questi mesi a far un po' rimontare un po' l'associazione Metrolographics all'interno dei talk tecnici in città. Quindi siamo stati ospiti di aziende, siamo stati a Roma a farne uno. E questo è importante perché lo stiamo facendo qui al Comune. Lascio la parola a voi, ringrazio Andrea postumo. Vabbè, io Andrea siamo ancora di pieno. Sì, sì. A posteriori. Noi siamo amici da tantissimi anni e questo talk ci tenevo particolarmente perché comunque Andrea sta ultimamente avendo un dibattito anche con le community italiane, non tutte, devo dire piccole parti, su tutta una serie di riflessioni che Andrea sta facendo. E quindi a me piace sempre confrontarmi con lui, mi ci confronto da una vita, pure se molte volte siamo in disaccordo su tante cose, però penso che sentirlo è sempre stimolante, no? Perché comunque è una persona che si occupa di questi argomenti da quando esisto, almeno in Italia. Quindi se ci sono... Ho dovuto fare l'intervento in mezzo perché anche se ci sono domande per Andrea la farei anche online, so che ci possono essere domande online per quanto vanno bene anche gli insulti. Per quanto detto poco fa. Per quanto detto poco fa. Sì, ma non ho fatto una parte, non so se ci sarebbe stato. Non siamo paura, come si dice a Pescara. Per cui se ci sono domande dal pubblico fai quelle delle online. Un fallimento totale. Ah, vi ricordo, non andate via subito perché vi offriremo un aperitivo, essendo una Peritech. No. Quindi ci sposteremo verso la sala consigliare e vi offriremo un aperitivo come facciamo agli Aperitech, si chiamano Aperitech, non a caso. Buonasera, volevo fare chiedere una cosa e anche raccontare una cosa che mi è successa appunto proprio su Facebook. E una sera faccio il login dall'applicazione e account disabilitato. Io ho l'autenticazione a due fattori su praticamente tutti gli account che possiedo ovunque, e quindi non è stato hackerato l'account. Account disabilitato. E sostanzialmente Facebook ha deciso di bloccarmi l'account, cioè disabilitarlo, dicono loro, però in realtà è stato cancellato perché io con quella mail non riesco a ricreare un account. E l'account esiste, cioè non esiste, perché anche tutti i vari tag in passato non esiste più, è eliminato. Vabbè, sull'account avevo varie foto, però sostanzialmente io non è che ho una vita social molto attiva, mi limitavo a partecipare a dei gruppi per i miei hobby, diciamo, su Facebook. E quindi l'account è disabilitato, non riesco a ricrearlo con quella mail, sta lì, ma in realtà nessuno che mi provi a cercare lo trova. Mi ha fatto un favore Facebook, se vogliamo, perché volevo togliermi, cancellarmi. Però non c'è il modo di recuperare l'account, nel senso che Facebook non ha un contatto, diciamo, un customer care, oppure loro dicono che c'è un form che però attivano solo in alcuni casi. Quindi decidono loro se attivare questo form per il recupero del. Dal loro punto di vista fanno benissimo, nel senso che è un'azienda privata che esatto. Ha delle regole contrattuali, a casa loro fanno quello che vogliono. Quindi siamo nella condizione del prendere. Esatto, come aveva detto lei, tu posso dare del tu. Sì, sì, certo. Avevi detto tu prima, diciamo, devi sottostare alle loro regole. Cioè loro ti impongono questa cosa e tu non è che puoi fargli causa. Non è che io si potrebbe anche fare. Sì, certo, però non è che vado a fare benefici, per un account vado a fare causa a Facebook, cioè cosa c'è nel mio account? Nulla, sostanzialmente di valore. Sì, qualche foto, ma ce l'ho da parte sul NAS e basta. Una cosa che volevo chiedere è, secondo te, se in futuro ci potrà essere a livello
legislativo, siccome abbiamo parlato di governi, cioè proprio la legge tutela questa, oppure attualmente, cioè io non lo so, una possibilità. Sulla carta un po' di tutele ci sono, ma io credo che la soluzione a questo tipo di problemi sia semplicemente smettere di usare questo tipo di smettere di usare lo strumento, infatti, come avevo pensato. E andare verso tornare verso una dimensione più centralizzata, più decentralizzata, certo. Che dal mio punto di vista anagrafico potrebbe essere, per esempio, tornare a usare i blog attorno ai quali aggregare persone di interesse. Okay. Si può usare Mastodon, che è una piattaforma decentralizzata e quindi consente di creare delle comunità più verticali, se vogliamo. Però il punto qual è? E torno alla questione del capitalismo della solitudine. Io che cosa voglio? Voglio parlare, voglio interagire con persone con le quali condivido interessi, oppure voglio che qualcuno mi dica, mi metta il like sotto il buongiorno o la foto del gattino? Esatto, ok. Questa è la differenza. Se io voglio parlare con la gente, allora Facebook non mi serve, perché in un modo o nell'altro ci sono tantissime possibilità o tantissimi strumenti per poter creare una comunità diretta. Se voglio invece godere della legge di Andy Warhol, allora è un percorso totalmente diverso. Sì, cioè poi dipende lo scopo per cui si utilizzano questi strumenti. Se è quello di community, diciamo, gruppi o comunque per partecipare a, come se fossero dei forum. Posso... avrei un esempio da sottoporti che mi ha fatto riflettere in passato. Allora, scusate. Circa 4 anni fa sono diventato utente di un social che si chiama Clubhouse. Mm-hmm. È un social che richiama a livello di struttura internet le chat, nel quale sostanzialmente gli utenti interagiscono all'interno di stanze con un topic. La differenza è che rispetto alla matrice testuale ce n'è una di linguaggio audio. Quindi si parla di una comunicazione che è difficilmente profilabile e su cui gli stessi autori del progetto non sono riusciti, o comunque hanno provato in tanti modi a creare dei modelli di business per far sopravvivere e mantenere la traction su un prodotto che sostanzialmente era uno scambio libero di informazioni non imbrigliabile. Cosa ne pensi, Andrea, del fatto che sia possibile in qualche modo sottrarsi alla profilatura a livello assurdo nel quale siamo attualmente, in cui con lo speed in sostanza diventiamo cittadini e cediamo tutta la documentazione, carte d'identità e tutto per accedere ai servizi, se questa sottrazione può passare attraverso la traslazione verso altre forme, altri media, altre forme di espressione? Allora, intanto dovremmo distinguere fra la sfera privata, personale, quello che facciamo per i fatti nostri, e l'interazione con soggetti pubblici e le transazioni online. Per quanto strano possa pensare, è dal 1948 che la legge prevede che se uno compra qualcosa deve essere maggiorenne, deve essere capace di agire e l'oggetto del contratto deve essere lecito. In parallelo la pubblica amministrazione deve sapere chi siamo, perché vi ricordo che l'identità è una condizione giuridica che ci viene affidata, attribuita dallo Stato quando nasciamo. Quando l'ostetrica ci rilascia il certificato di assistenza al parto e con quello andiamo a dichiarare la nascita di un bambino, quello è l'atto con il quale lo Stato ci attribuisce l'identità. Quindi al netto delle questioni psicologiche, l'identità è uno Stato, è una condizione giuridica. E l'identità è la chiave per poter godere dei diritti. Non a caso, e lo vedete con il tema dei migranti, l'impossibilità di identificarli rende impossibile riconoscere loro dei diritti. Quindi essere identificati o identificabili è una precondizione per l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Poi questo non significa che dobbiamo vivere in una bolla di vetro. Ci sono degli ambiti nei quali, quando non è necessario essere identificati, non dobbiamo essere identificati. Ma per tutto ciò che riguarda le interazioni
istituzionali, chiamiamole così. L'accertamento dell'identità è fondamentale. Allora il punto la domanda diventa ancora una volta: troviamo più comodo fare il certificato a distanza? Sì, dobbiamo accettare il fatto che gli uffici comunali, l'anagrafe, si assicura che siamo noi a richiedere quelle informazioni e non per esempio un investigatore privato che sta raccogliendo informazioni su di noi. Altrimenti andiamo allo sportello, facciamo la fila e il problema si risolve. Quindi è la progressiva e totale dematerializzazione dei rapporti che si tira dietro la necessità indispensabile di essere identificati tutte le volte che questo è necessario. Questo è il tema, purtroppo. So che può non piacere, però è così. Il punto qual è? Riuscire a capire, ma questa è una cosa che possiamo fare solo noi a livello individuale, qual è il momento oltre il quale questa identificazione non può più andare avanti. Se è giusto che quando chiedo un certificato dall'altro lato si sappia chi sono io, ho qualche problema se questa stessa identificazione deve accadere se me ne sto andando in giro per i fatti miei senza fare nulla di male. Quindi questo è un po' il concetto. Cioè questa tecnologia si porta dietro il fatto che dobbiamo essere identificati, perché se no non si possono mettere in piedi transazioni giuridicamente rilevanti. Questo piace o non piace, è così. Sì, è paradossale, insomma, perché nel momento in cui io accetto una profilatura, sto cedendo dati e questi dati diventano proprietà di un terzo soggetto che può perderli, che può riutilizzarli, che può anche danneggiarli e modificarli in qualche modo. E sì, mi identifico per ottenere qualcosa, come giustamente hai detto. Dall'altra parte, per ottenere espressione di me stesso, noi della Metro ci portiamo il nick appresso. In qualche modo questo è un retaggio della volontà di essere altro. Anche di essere non identificati. Il punto è se abbiamo scelto che ci piace di più il commercio elettronico, dobbiamo accettare quello che si porta dietro. Se abbiamo scelto che non vogliamo pagare per determinati servizi, torniamo al discorso di WT Social, non esistono pasti gratis. Qualcuno il conto lo deve pagare, o lo paghi in soldi o lo paghi in dati. Quindi se non ci fosse stato l'utilizzo spregiudicato del gratis, del finto gratis, perché poi in realtà abbiamo sempre pagato in dati, non sarebbe nato il sistema così come lo conosciamo, l'ecosistema così come lo conosciamo. Come diceva mia nonna, come ti fai il letto così te lo ritrovi la mattina dopo. Cioè tutto questo l'abbiamo fatto noi, non sono stati Microsoft, Google, Meta. È un problema usare un social network? Smettiamo di farlo di massa, dalla sera alla mattina la quotazione di borsa di una piattaforma crolla, smettiamo di usare Office 365, se lo facciamo in 60 milioni e le alternative tecniche ci sono, la cosa è risolta. E quel discorso dell'essere oramai abituati a fare le cose pensando che non ci siano alternative, che è la migliore garanzia che continueremo a comportarci come quei famosi cani che pur vedendo la porta aperta non scappa. C'è una domanda online. Prima l'insulto e poi la... e poi magari chiudiamo, perché ci dobbiamo tenere anche le tempistiche del comune, purtroppo. Comunque online dicono, a quanto pare il trend topic del momento è l'AI. Volevo chiederti in prospettiva una riflessione proprio sui diritti digitali, oppure se magari è previsto una peritech sull'argomento, posso rispondere io o no, però ancora non si esprimono, quindi per Andrea una riflessione in prospettiva sul trend del momento. Ma allora, il discorso sarebbe particolarmente articolato. In estrema sintesi, l'intelligenza artificiale non è ChatGPT, non equivale alle piattaforme generative. Stiamo parlando di una tecnologia sostanzialmente ancora tutta da costruire, che è in giro da 70 anni, perché i primi a occuparsene, il primo saggio che venne pubblicato risale al 48, pubblicato da Norbert Wiener, che è pacificamente considerato uno dei padri nobili di questa materia. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che viene all'attenzione del grande pubblico grazie a OpenAI, che per una serie di ragioni decide di forzare la mano, di andare sul mercato e di far uscire
ChatGPT è da lì. Ma da questo, dal punto, noi stiamo vedendo semplicemente, se immaginate un sasso buttato in uno stagno, non stiamo vedendo il sasso che cade nello stagno, stiamo guardando le ultime onde di propagazione, cioè quelle meno interessanti, quelli dove oramai la forza dell'innovazione si è già spenta. Quindi questo è il primo punto. L'altro punto è, in quanto tecnologia, è una tecnologia, farà bene, farà male, lo sapremo solamente usandola. Sta di fatto però che l'estrema attenzione sulla parte, a mio modo di vedere, meno interessante, che è quella delle generative, sta già provocando l'effetto calcolatrice tascabile. A che cosa mi riferisco? Per ragioni anagrafiche non tutti nella stanza lo possono ricordare, ma quando sono arrivate le prime calcolatrici tascabili, la preoccupazione dei professori a scuola è adesso questi non sanno più fare i conti, perché utilizzeranno le calcolatrici. In realtà era vero, io ne sono testimone, perché non con la calcolatrice ma con il mio ZX Spectrum avevo comprato lo studio, il programma per lo studio delle funzioni, e quando al liceo cominciammo a studiare appunto le funzioni, utilizzavo il software per compiti a casa spettacolari, compito di matematica 3. Perché? Perché è vero che i compiti a casa li facevo bene, ma me li faceva lui. E io progressivamente diventavo sempre più pigro, perché le prime volte facevo l'esercizio e poi usavo il computer per confrontare il risultato. Poi la pigrizia ha fatto sì di delegare direttamente al software l'esecuzione del risultato. Con le generative stiamo vedendo esattamente la stessa cosa. Se ci fate caso, adesso parlano tutti quanti inglese, francese, swahili, tedesco, armeno, perché evidentemente utilizzano pesantemente questo tipo di tecnologie. Va benissimo, perché se uno deve lavorare non necessariamente deve essere un poliglotta, però un conto è avere la consapevolezza che sto usando uno strumento e che nel frattempo dovrei magari imparare qualcosa dello strumento che sto, delle scorciatoie che sto avendo, e un altro conto è spegnere il cervello per delegare allo strumento l'esecuzione totale dei compiti. Questo è il tema, un tema rilevante, cioè quello della perdita di capacità di lavorare in proprio, di usare il proprio cervello. E quando mi chiedono se mi preoccupo del fatto che gli studenti possano utilizzare questo tipo di tecnologie, la cosa che mi viene da rispondere sempre è: ma per quale motivo al mondo una persona che ha rispetto di se stesso dovrebbe consapevolmente smettere di imparare e ridursi allo stato di un imbecille? Questa è la domanda che mi faccio. Quindi presumo che gli studenti non vogliano utilizzare questi strumenti per diventare più cretini, perché se lo fanno vuol dire che sono cretini, e allora c'è poco da fare per loro, la strada è comunque tracciata. Grazie. Però se me le mandi le domande con qualche... Nel frattempo è arrivata una domanda che io reputo molto interessante, però siccome insomma si è fatta anche una certa ora... Flash, il fatto è che richiede anche un po' un approfondimento, credo. Vabbè, comunque la domanda era è una domanda a te riguardo l'identificazione per l'accesso ai siti porno che Agid ha iniziato a esplorare, come hanno fatto anche in Texas. Parere legale e parere non. Questa... Allora, parere legale e parere punto, nel senso che anche qui non abbiamo bisogno del futuro, ma basta guardare il passato. L'articolo 528 del codice penale punisce la diffusione di materiale osceno o raccapricciante. I casi sono due. E poi ci sono dei contenuti che sono vietati per legge. La pubblicità delle armi, del fumo, dell'alcol e via discorrendo. Quindi ai contenuti vietati l'accesso deve essere impedito. Poi ci sono dei comuni, non lo dico io, voglio dire, è scritto... ancora una volta, si può dissentire quanto si vuole, ma intanto le regole sono quelle. Torniamo al discorso del dibattito democratico. Se non piacciono, le regole non si violano, si mettono in discussione con i sistemi democratici e si fanno cambiare. Quindi, per rispondere alla domanda, è un non problema, perché quel tipo di contenuti sono riservati ai maggiorenni e quindi, per poter essere fruibili, devono prevedere un sistema di verifica dell'età.
ma non è una cosa che si è resa necessaria adesso. Anche nei cinema a luci rosse il cassiere non consentiva l'ingresso ai minorenni. Quindi se valeva per i cinema, per il picchietto, a Pescara non c'è motivo per cui non debba valere nel caso dei servizi online. Ottimo, grazie mille. Ringraziamo Andrea Monti per essere intervenuto. Ringraziamo anche tutte e tutti per la partecipazione. Adesso la parte più interessante, quella per la quale sono adesso realmente venuti. Esatto, non tanto per quelli online. Il cibo lo trovate vicino alla sala consigliare. Oggi abbiamo fatto anche il tour.